intanto mentre i giocatori si stanno sistemando i tavoli e così qui intanto fare un paio di chiacchiere con un paio di personaggi che abbiamo già riconosciuto. Nel frattempo la prima persona a cui voglio chiedere qualcosa è Roberto. Roberto oggi è nelle vesti di dealer direttamente dall'Holden Cecina. Che cosa facciamo da Cecina qui a Piombino? Salve, siamo venuti a fare il dealer visto che avevano bisogno di persone. Vedo che la sala è bella piena, ci sono tanti tavoli, mi fa piacere. E sono contento per Piombino che ha vinto la classifica al Perla, ma mi fa piacere. Sappiamo che anche l'Holden Cecina comunque con molti giocatori sono venuti qua per partecipare a questa classifica e che c'è comunque un bellissimo rapporto di amicizia tra questi due circoli. Sì, sì, c'è sempre stato, da quando è stata fondata sia la nostra che la loro, ci siamo sempre trovati buona amicizia per noi. Questo è il vero poker sportivo, grazie Roberto. Grazie a voi. Salutiamo la nostra Lucrezia Caboi, anche lei dall'Holden Cecina. Che cosa facciamo oggi qui oltre che la dealer? Ci si diverte. Divento. Divertimento, so che a te piace anche giocare, non soffri a non giocare un torneo come questo? Ne stavo parlando prima, che a presto vorrei fare anch'io un torneino, a più presto proprio, guarda. Oh. Lì se la voglia, appena sono entrata dentro, ho visto tutta questa gente, non vedo l'ora, guarda. O si vede se il prossimo anno anche il Cecina partecipa in maniera un pochettino più attiva. Speriamo davvero, ci terrei davvero tanto. Ti auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie mille. E per ultimo un passaggio veloce, sentiamo un attimino che cosa si aspetta da questa giornata, uno dei 67 finalisti per vincere questa sponsorizzazione, una bella guerra. Ma intanto è una bella soddisfazione perché insomma come circolo non è da poco, però sarà dura anche perché qui ci conosciamo quasi tutti, quindi è anche più complicata la cosa, però vediamo come va. Ma in Andrea, chiuso dentro delle tue cuffie, due parole su questo torneo e su questa giornata. Allora, sono contentissimo di già un torneo in questo modo, la possibilità di vincere la sponsorizzazione, penso per chiunque lì dentro abituato a Giovanni Circoli è una possibilità unica insomma per noi, oltre alla soddisfazione di già un torneo in un circolo che noi siamo abituati spesso a giocare fra di noi, già un torneo insomma con 60 persone passa, è una bellissima esperienza, sono contento, ovviamente spero di vincere, ma sono contento di giocarla ugualmente anche come vada va. Ma Giulio, un aggettivo per descrivere una giornata come questa per un giocatore amatoriale per quanto bravo come te? Giornata meravigliosa, non ha detto già Andrea, torneo splendido con gente poi di casa ma splendida, voi che siete veramente persone splendide, l'ho pagato per dirlo, siete venuti giù solo per questa cosa e abbiamo fatto un buon risultato, sono contento personalmente ma anche per questi ragazzi che sono veramente amici e quindi sono contento e spero di vincere, ma anche se non vinco divertimento fino alla fine. Anche perché comunque tutti e 67 avete già vinto insieme al CIO. Si è già vinto, sì, abbiamo fatto già un buon risultato tutti insieme e questo grazie anche a Marcello, l'organizzatore del circolo che ci hanno permesso questa cosa. Grazie Marco. Ciao. A parte il tuo fantastico nono posto, il Final Teo del Remida, adesso ci stiamo riproponendo per questa sponsorizzazione, per altri risultati e per altre eccellenze. Ci proviamo, sì. Niente, non penso sia facile perché comunque siamo 67, non siamo. Non è facile arrivare prima, però. E ci fermiamo un secondo a questo tavolo dove Betty Giulia sta difendendo il lato femminile del poker. Come giocare a poker contro tanti uomini? Bene, tranquilla, anzi forse anche più si porta avanti il lato femminile come ha detto lei, quindi non c'è alcun problema. Il fatto che mi hai dato dell'lei è perché ho 50 anni. No, lo do a chiunque. Hai appena ucciso le mie residue chance di corteggiare una bella donna. Ci facciamo rispettare o utilizziamo anche l'elemento fascino? No, mai. Ci facciamo rispettare e basta. Niente fascino, niente seduzione, assolutamente. Grazie Giulia. E sentiamo anche la Katia che ha appena incassato un piattone già contestato ovviamente. Con il niente e ho fatto full e quindi la fortuna è donna o non lo so,
A te però ti vedo giocare molto. Sì. Ti piace il gioco, ti piace l'ambiente? Mi piace il gioco e l'ambiente soprattutto. Mi dicono che ottieni anche ottimi risultati. Fino adesso sì, vediamo andare avanti, cosa succede. Comunque vedo che stai vicino, ti porto fortuna, vuoi che rimango più? Ancora, sì sì. Ci giochiamo un altro 7-2. Sì, dai, guardiamo il grande buio. Lo guardiamo insieme. E intanto proseguiamo col lato femminile del torneo con la May Lorella, oggi qui presente con il marito Antonio Adorni. Cosa ne pensa tuo marito di questa tua passione? Avete cominciato insieme o chi è venuto? Abbiamo cominciato insieme. Per divertimento, un giorno siamo andati a giocare e a un sit mancava una persona, mi disse: "Beh, gioca anche te". E io iniziai a giocare in quella maniera, vinsi addirittura il sit e da lì ho iniziato a giocare così. Noto che di solito le donne prendono questo gioco molto più tranquillamente. Sì, no, cioè io tendenzialmente sono nervosa, sono emotiva come persona. Io sono stata per il primo anno e mezzo, che come avevo il punto o meno bastava mi guardassero, cioè cominciavo a tremare come una foglia. Quindi, il motivo per cui i cani non giocano poker, perché scodinzolano. Sì, che facevo così per un anno e mezzo. Poi ora pian piano prendi anche un po' più di confidenza, quindi con calma ora via. E se vinciamo questa sponsorizzazione quanto ci emozioniamo? Quanto ci emozioniamo se vinci questa sponsorizzazione? Parecchio. No, sarebbe bello. Sì, bellissimo, anche perché io cerco sempre comunque di venire indipendentemente da tutto, quindi sarebbe proprio fantastico. Telecristiano, secondo all'ultima tappa del Remida, che ha decretato il KK Piombino vincitore. Come ho detto prima, non pensavamo di vederti qui, ma pensavamo di vederti una cartolina dalle Bermuda, visto che non facciamo cifre, non diciamo niente, ma è stata una vittoria interessante. Sì, sì, è sicuramente una bella vittoria, però comunque il primo premio oggi è interessante, quindi mi sembra giusto anche partecipare. Nel caso dovesse rappresentare il circolo e la Shark Event per il prossimo anno, possiamo fare qualcosa per gli occhiali arancione? Si cambiano sicuramente, sembra un paio un pochino più costosi sicuramente. E eventualmente una piccola clausola nel contratto la metteremo. Grazie. Grazie. E ci spostiamo verso Adorni Antonio. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Abbiamo appena parlato con la tua signora, come ci si sente a giocare un torneo quando la tua moglie gioca meglio di te? Non è mai successo a me, domandalo a chi gli succede. E mi hanno detto che il primo Setengo a cui tu l'hai scritto perché mancava un posto, l'ha vinto lei. L'ha vinto lei, sì, come tutti i principianti. Ci consoliamo con la storia del principiante. Certo, ci consoliamo. Noi ci conosciamo già da parecchio, già un bel po' che ti vediamo su Al Perla. Com'è per un giocatore che immagino che venga da altre esperienze di carte passare al Texas Hold'em e entrare in un ambiente come quello del casinò? Ma è positivo soprattutto per l'ambiente che abbiamo creato qui a Piombino, veramente. Un ambiente tranquillo, di amici. C'è qualcuno che tipo questo accanto ora, potete inquadrarlo, che sarebbe meglio evitare, ma il resto è tutta gente in gamba. Però è bello vedere che nascono delle amicizie. Sì, amicizie vive e profonde. Non potevamo chiaramente mancare di fare due chiacchiere con Andrea Safic, reduce già da un'esperienza devastante per un suo compagno di tavolo, visto che ha appena raddoppiato lo stack e ha fatto il primo player out del torneo. Sappiamo che quest'anno hai avuto una bella annata, hai avuto un risultato importante all'IPT. Sì, ho fatto l'11° posto, ho sperato di vincerlo, perché sono stato per tutti e tre giorni quasi chip leader del torneo, quindi come risultato non è andata male. Un'esperienza che cresce o un gioco a cui chiunque può vincere? Cosa, l'IPT? No, l'IPT già comincia a essere un torneo serio, dove lì si vede veramente il gioco vero e non solo i colpi di fortuna come in tutti gli altri tornei. Perché sì, è vero che la fortuna è importante, ma l'80% di questo gioco io penso che sia invece tecnica e gioco. Va bene, grazie Andrea. Una domanda anche al tuo compagno sulla tua sinistra. Avere Andrea sulla destra, un vantaggio. Sì, un vantaggio. Però parlo un sacco. No. C'è da imparare da questi ragazzi. Bella questa frase. In uno sport in cui sembra che tutti abbiano già capito tutto la seconda volta che si siedono a un tavolo.
tocca a te. No, no, noi siamo io ho fatto il mio primo torneo live all'ultima tappa del Remida e ho avuto fortuna perché ho avuto un bel torneo, ho visto il gruppo che siamo di Piombino e ora provo a imparare un po' qualcosa anch'io. Grazie. Cosa è successo? Ah, un misdeal. Allora approfittiamo di questo errore tecnico momentaneo e sentiamo un attimino dal nostro amico presidente o vicepresidente. Vicepresidente Riccardo Grande, oggi siamo al tavolo, vogliamo cippare la sponsorizzazione? Ci proviamo, ma sarà difficile perché ci sono giocatori troppo forti rispetto a me, quindi sarà una cosa quasi impossibile, penso. Bella questa cosa che hai detto. In realtà l'abbiamo detto solo per la mazzia, diamine. Ma ce la portiamo a casa. Speriamo, ci si prova, ci proviamo, ci proviamo. Dopo un anno di corsa, di organizzazione, di fatiche, di sacrifici. E finalmente e siamo qui al tavolo per riprenderci la sponsorizzazione. Speriamo, ma è dura, eh. No, penso ci sia gente che se lo merita molto più di me a prendere questa sponsorizzazione. A questo tavolo chi temi di più? Ma senz'altro Damiani Davide, perché c'ha gli occhiali, c'ha lo sguardo che non si riesce a capire la mano che c'ha. Sì, mi sembra pericoloso, poi l'abbiamo visto anche con un paio di grappe fuori dal ristorante. Sì, sempre pericoloso. Sambuca. Sambuca, ci specificano Sambuca, quindi un gioco imprevedibile in qualunque momento. Sì, sì, è uno dei più pericolosi, di tutta la sala addirittura. A me la persona che faceva più paura era il dealer. Sì.